accolto l'invito a partecipare a questo dibattito che abbiamo voluto intitolare Non è una città per donne, proprio a sottolineare quanto in questo panorama, in questa città, non è una città per lavoratori, non è una città per studenti, non è una città per pendolari, in generale non è una città che rende la vita facile o quantomeno piacevole a chi ci vive, per le donne sicuramente ci sono tutta una serie di elementi problematici in più. Quindi ovviamente perché in tempo di crisi, noi come compagne lo sappiamo bene, in tempo di crisi a scontare la crisi in termini economici, materiali, di fruibilità della vita in generale, no? A pagare siamo sempre prima noi e anche più pesantemente. Quindi la necessità, volevamo aprire la festa di rifondazione con un dibattito che partisse dall'impegno politico, militante, ma non solo delle donne di questa città, perché c'è tanto in questa città che viene fatto per le donne. Nonostante i tagli, nonostante le privatizzazioni, nonostante un'amministrazione che è quella di Virginia Raggi, che pur essendo guidata da una donna è assolutamente ostile alle donne, sentivamo la necessità appunto di rimettere al centro del dibattito, quindi la Fondazione torna sulla scena con una festa dopo tantissimi anni, e a maggior ragione sentiamo la necessità del protagonismo delle compagne, che comunque sono donne, militanti, madri, compagne, amiche, e scontano un tempo della politica che non è un tempo fatto per loro. E di cose da dirci, quindi grazie, perché comunque per me di aprire una festa di rifondazione a Roma dopo tantissimi anni con le compagne è un punto sicuramente d'orgoglio. Purtroppo le aperture del mese sono sempre dei momenti che hanno delle tempistiche un po' problematiche organizzativamente parlando, però sicuramente questo è un punto di inizio, non solo per noi come partito, cioè quindi la ricostituzione anche di un dibattito interno sulle cosiddette questioni di genere, ma anche un dibattito che vuole parlare, cioè un partito che sente la necessità, delle compagne che sentono la necessità di parlare all'esterno con tutte quelle realtà che già operano sul territorio, che già sono coinvolte in un discorso di resistenza, no? Rispetto a servizi, sostegno, mutuo aiuto, sorellanza, a partire dalle pratiche sia, diciamo, morali che materiali. Quindi, come suggeriva Roberta Fantozzi, partirei dalla realtà romana per poi avere uno spaccato più complessivo, quindi più nazionale e magari internazionale se ce la facessimo. E quindi non so se Daniela Amato del Donna Lisa oppure Lisa Canitano di Donna Hollus volete aprire voi le danze con una riflessione. Chi delle due? Grazie dell'invito. Io sono Daniela del centro antiviolenza Donna Lisa di Roma, e come diceva appunto prima lei, c'è una situazione pessima per le donne, diciamo, in generale, che sicuramente questa crisi ha accentuato quelle che sono le condizioni proprio di vita, le possibilità dell'esistenza, delle possibilità di avere una vita libera, ma che allo stesso tempo in questo frangente, in questo momento, in questo proprio frangente storico, si sta delineando un attacco a quello che sono proprio i diritti e le libertà delle donne. Prima appunto con Roberta facciamo la battuta, avete un bel assessore alla cultura, però credo che questo ci dice molto di quella che è la cultura che sta permeando questo paese, perché un assessore alla cultura che è stato condannato per reato di stalking la dice lunga di quello che è proprio la cultura che c'è in questo paese. Dopodiché è chiaro che gli attacchi sono molteplici. Adesso è iniziato un leader parlamentare nella Commissione Giustizia del decreto Pillon sulla bigenitorialità
e quindi no, per cui viene una cosa terribile, per pazzesca, per cui pazzesca perché appunto leva, diciamo così, l'assegno di mantenimento facendo tabula rasa di quello che sono proprio, come dicevamo, le condizioni delle donne. Ma allo stesso tempo, come dire, nasconde, non conosce, ma anzi disconosce, ma attacca quello che è proprio la, diciamo così, la realtà, che molto spesso le donne chiedono il divorzio, la separazione, proprio per maltrattamenti in famiglia. E quindi questo chiaramente non è detto che poi ci sia per forza una via giudiziale. E quindi questo qui è un decreto terribile. Noi come Centro Donna facciamo parte anche dell'associazione Donne Dire ed è stata indetta proprio una manifestazione il 10 novembre proprio contro l'approvazione di questo decreto. Dopodiché quello che si sta verificando a Roma è parte tutto quello l'invivibilità, no? A partire da tanti dai servizi, dalle scuole, ma anche paradossalmente proprio dalla circolazione e dai trasporti, perché sappiamo che i trasporti non sono indifferenti al genere, ma anche su questo si sta creando veramente delle difficoltà di vita, ma si stanno attaccando proprio i luoghi fisici delle donne. E quando parliamo di luoghi fisici delle donne, gli spazi delle donne sono spazi dove si fanno politiche, sono spazi di autonomia e di autodeterminazione delle donne, e quindi ritorniamo, come dire, all'attacco diretto a quello che è la libertà delle donne. I casi in questo caso che sono, cioè siamo andati pure in Commissione europea ad esporre quello che è la situazione, emblematicamente in questo momento, cioè, la Casa Internazionale, poi magari Lisa, che come Vita di Donna fa parte anche della Casa Internazionale, parlare lei, Lucia Siesta, il cui, diciamo così, proprietario dell'immobile, non so se la palla te l'ho gettata, l'immobile è l'ATAC, e per ristrutturare una male gestione che deriva da anni e anni, che cosa si fa? Si vendono le proprie proprietà, e quindi, diciamo così, la casa Luce Siesta è fra i beni inalienabili, e quindi pure loro sono sotto scatto. Noi come Centro Donna Lisa, noi non facciamo, cioè non dipendiamo direttamente, la nostra questione non è legata al, diciamo così, al Comune di Roma, bensì all'Ater e in qualche modo quindi alla Regione Lazio, perché la Regione Lazio ha dato in concessione tutti i suoi beni all'Ater. L'Ater in questo momento è un SPA, per cui risponde a tutte altre logiche. Noi quando siamo entrati pure noi in occupazione in questo luogo che sta verso Roma Nord-Est, Vigne Nove, occupammo, dopodiché però siccome il nostro voleva essere proprio l'idea di fare un centro antiviolenza, era chiaro che non ci potevamo assumere, questo ce lo siamo detto, la responsabilità, come dire, alle donne che vengono con un peso enorme accolte da noi, magari di trovarsi la polizia molto sotto, oppure con minacce di sgombro. Quindi noi abbiamo accettato, diciamo così, siamo andati ad accettare un contratto di affitto, ma in quel frangente ci siamo resi conto che l'Ater praticamente disponeva all'epoca, parliamo del 2001, o di canone commerciale o di canone applicativo, e quindi noi ci hanno applicato un canone commerciale. Siamo andati avanti per qualche anno, a un certo punto abbiamo detto no, noi su questa cosa dobbiamo fare una battaglia, non è possibile che le associazioni, come dire, tutto si deve fare, profitto e rendita rispetto a quello che le attività, no, anche svolte volontariamente, noi per l'attività di accoglienza non abbiamo finanziamenti, questa cosa non è possibile. Abbiamo iniziato una battaglia, abbiamo fatto una pratica forse molto antica, però di autoriduzione, e quindi abbiamo detto noi questo possiamo dare e questo dobbiamo. Chiaramente siamo arrivati alla disdetta del contratto, siamo arrivati, siamo senza, adesso abbiamo un'indennità di occupazione che loro cominciano e continuano a mandarci, abbiamo un debito di circa 50.000 euro, e quindi anche qua oggi noi siamo, diciamo così, a rischio chiusura, perché con un debito tale poi chiaramente ne risponde, no, chi ha firmato il contratto. Non voglio parlare. Esatto, adesso sono io la Presidente, se ne voglio parlare. Quindi ne rispondiamo personalmente noi, e questa cosa però appunto è drammatica, perché la logica che sottende questo, che è drammatica, che è una logica che vuole appunto trarre profitto, scommettere a rendita tutto, che non riconosce assolutamente il valore di quello che noi facciamo, e soprattutto non riconoscendo il valore chiaramente attacca quello che sono i nostri percorsi, quelli che sono i nostri principi. Noi nella nostra, diciamo sì, nel principio, cioè in quello che facciamo nell'accoglienza alle donne, il principio è sempre l'autodeterminazione delle donne. Noi ci definiamo, non vogliamo definirci un servizio, ma il nostro sostegno alle donne è, come dire, rimettere, accompagnare le donne nella relazione delle donne. Quindi questa è l'altra cosa che noi ci rivendichiamo, è la metodologia della relazione tra donne, che può in questo caso, come dire,
cambiare, no? Diciamo così, anche l'idea che c'è dietro, insomma, molto spesso quello che è per noi la violenza sulle donne, che è un, veramente un rapporto, no, di potere fra i sessi. E quindi è questa la cosa che, diciamo così, per noi è, diciamo così, un'azione politica, e rifiutiamo assolutamente l'idea, diciamo così, di dover, come dire, essere trattate a livello commerciale. Su questa cosa qui noi stiamo anche, facciamo parte del movimento Non Una di Meno, in questi anni, insomma, credo che sia stato l'unico movimento in questi anni che ha dato, diciamo così, in questo buio, no, diciamo così, della mobilitazione sociale, l'elemento positivo, che ha avuto anche la capacità di legarsi a livello internazionale. Chiaramente dopo due anni anche noi scontiamo in qualche modo, no, una mobilitazione che riesce sempre, cioè non puoi andare sempre dietro a scadenze, ma proprio anche gli spazi della donna, la difesa degli spazi delle donne, ma soprattutto il rilancio, quindi il riconoscimento del valore che noi in questo paese portiamo, abbiamo indetto per il 22 settembre un'assemblea nazionale presso Luce e Siesta per cominciare, come dire, a ragionare nel fare una campagna politica, ma soprattutto sul cominciare a ragionare anche su degli obiettivi che dobbiamo darci e su questo, come dire, appunto, come far sì che gli spazi non solo non li difendiamo, ma vogliamo aprirne degli altri, e su questo chiediamo che questi spazi delle donne devono essere riconosciuti, devono essere inalienabili, eccetera. Cosa chiediamo? Comodato d'uso, canone simbolico, canone sociale, l'uso civico dei beni comuni. So che a Napoli hanno fatto, per esempio, una delibera, quindi che su questo è all'avanguardia. Questi sono tutti i ragionamenti che noi stiamo portando avanti e che però devono arrivare ad avere un obiettivo, come anche il fatto, diciamo così, tutta la questione dei finanziamenti ai centri antiviolenza, perché chi ha una casa rifugio ha dei costi. Oggi molti sono veramente strozzati a rischio di usura, perché i finanziamenti vengono dati, diciamo così, dal dipartimento a singhiozzi, arrivano alle regioni, le regioni non li emanano, non li danno, e quindi, oppure la questione dei bandi. La questione dei bandi è l'altro elemento critico, che doveva essere quello che, diciamo così, doveva essere in qualche modo il più neutro possibile, no? Tu fai un bando, metti dei criteri, però poi intanto quali sono i criteri? Noi l'altra cosa che rivendichiamo è che ci deve essere sicuramente la revisione dell'accordo Stato-Regione, laddove non c'è una definizione dei centri femministi, diciamo, di antiviolenza, ma c'è una definizione generica dove possono tutti accedere, comprese per esempio le associazioni cattoliche. A Frosinone c'è un centro gestito dalla diocesi del posto, tanto per dirne una. E quindi noi chiediamo anche la revisione dell'accordo Stato-Regione con una definizione che poi non è che siamo noi centri antiviolenza, no, ma c'è la Convenzione di Istanbul, che da questo punto di vista l'Italia ha sottoscritto, che mette dei criteri. Quindi io invito tutti a venire il 22, poi dopo dire qua 5 o 6, insomma, quel weekend è lì, di ottobre c'è, cioè, Bologna, l'Assemblea Nazionale, per rilanciare, diciamo così, iniziative in vista non solo del 25 novembre, ma per noi dovrebbe essere 25 novembre, 8 marzo e ottobre. Bene, ringraziamo Daniela Amato, e perché l'attività che fanno al Donna Lisa è un'attività importantissima, che recupera tanta militanza femminista, proprio perché, non definendosi servizio ma supporto alle donne, si recupera anche quel valore che è la sorellanza, che che non è universalmente riconosciuto come in realtà invece la cosiddetta fratellanza, sempre in un'ottica di questioni di genere, non hanno lo stesso peso, no, i due termini. Quindi è un lavoro importantissimo, è uno dei tanti valori, uno dei tanti lavori che non viene messo a valore da questa giunta, cioè dalla giunta Raggi, che tutto, appunto, come diceva Daniela, va a penalizzare i luoghi fisici delle donne, facendo di tutta un'erba un fascio, sgomberando senza se e senza